Papà! È arrivato il signor Comi! Buonasera. Buonasera, signora. Vuol darmi suo giaccone? Sì, grazie, molto gentile. Prego, fa molto freddo, vero? Sì, abbastanza. E poi non smette di nevicare. Ah, davvero? Prego, si accomodi. Grazie. Mio marito sarà qui fra un minuto. Oh, complimenti per la sua casa, signora, è molto accogliente. Grazie. Mi spiace che debba vederla questa sera con questo buio. Oh, beh. Buonasera. Oh, buonasera. Come sta? Bene, grazie. Però arrivare a casa sua con questa neve è stata un'impresa. Ah, lo immagino. C'è gente che si è persino fermata con la macchina. Io no. Però mi sono preso un bello spavento. Sostanzialmente ho affrontato male una curva. Un piccolo ritardo nel cambiare marcia e la macchina ha cominciato a scivolare verso il lato della strada che dà sullo strapiombo. Si è fermata tanto così. È stato un attimo, ma sostanzialmente ho proprio visto la morte in faccia. Anche lui. Mamma mia, chissà che spavento. Per riprendersi vuol bere qualcosa? Oh no, grazie signora, sostanzialmente è passato tutto. Beh, ma non vorrà rientrare in Italia questa sera con questo buio e questa neve che non smette di scendere? Ah no signora, sono venuto con mia moglie che ho già lasciato in albergo. Torniamo a Novara sostanzialmente domani con calma e sperando che finisca di nevicare. Mi sembra la cosa più giusta. Bene, adesso vi lascio soli, con permesso. Con permesso. Prego. A dopo. Dunque dobbiamo firmare il contratto preparato dal nostro ufficio legale. Già. È tutto come avevamo predisposto. Dobbiamo soltanto aggiungere a penna il costo finale dell'operazione e i tempi di pagamento e quelli di consegna. Come si ricorderà, le avevo detto che sotto i 4 miliardi e mezzo sostanzialmente avremmo avuto dei problemi. Io ricordo che più di 4 miliardi non volevo spendere. Abbiamo grosse difficoltà a consegnarvi il lavoro chiave in mano sotto i 4 miliardi e mezzo. Dobbiamo fare una linea di produzione solo per voi. Io e i miei due figli stiamo già lavorando a questo progetto, ma è praticamente impossibile ridurre ulteriormente i costi. I suoi figli lavorano con lei? Ah, sì, sì. E sapesse come mi piace vedere il da fare che si danno in azienda. Comunque... Ed è stato difficile convincerli a farli lavorare con lei? Più che difficile, direi che è stato impegnativo. Intendo dire per il tempo che ho dovuto dedicare loro. Sa, fin da ragazzini me li portavo spesso in fabbrica e provocavo la loro curiosità in mille modi. Poi, cresciuti, sono stati loro a chiedermi di potersi occupare dell'azienda. Lei ha figli? Sì. Sì, una ragazza di 28 anni e un maschio di 24. Ah, e si occupano anche loro dell'attività del suo gruppo? No, per il momento hanno fatto scelte diverse, ma io spero col tempo. Beh, sa, oggi sostanzialmente i giovani hanno sempre nuovi interessi, nuovi stimoli, vogliono cercare la loro strada con le proprie gambe. Ma è possibile che dobbiamo essere sempre noi a doverli capire, questi ragazzi? Loro non possono proprio fare uno sforzo per venirci incontro. Capisco. Cosa? No, volevo dire, sostanzialmente capisco quel che vuol dire. Se li prendi con le buone, se ne approfittano. Se li prendi con le cattive, allora ti ripagano con una sorda ostilità e i rapporti vanno a farsi benedire. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Io ho sempre pensato che l'educazione, la formazione dei figli sia un po' come la vita. Tutte e due, sostanzialmente, si possono paragonare ai distributori automatici. Distributori automatici? Sì, quelle macchine che danno le varie bevande. Se rischi la moneta nell'apposita fessura, puoi aspettarti dall'altra parte la discesa del bicchierino di carta, dello zucchero, del caffè e del bastoncino per girarlo. Ma se non rischi la moneta, è sostanzialmente inutile, oltre che stupido, prendere a calci la macchina e insultarla perché non dà nulla. Lei è una brava persona, signor Comi. Questo è il primo affare che facciamo insieme e io voglio avere fiducia. Chiudiamo a 4 miliardi e 250 milioni, d'accordo? Va bene, va bene. Le faremo un buon lavoro. E per i termini di pagamento, se a lei va bene,
si potrebbe fare un anticipo del 20% per venerdì, quando ritorno da Madrid. Sì. E un acconto del 40% a metà dei lavori. Sostanzialmente siamo a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, alla fine di giugno. E il saldo alla fine dell'opera, sostanzialmente luglio, agosto, settembre, ottobre, alla fine di ottobre. Sì, si ricordi però che c'è una forte penale se non consegnerete tutto entro 8 mesi da oggi. Su questo stia sostanzialmente tranquillo. 8 mesi. Mi piacerebbe tanto vedere il vostro lavoro finito. Come dice? Dico che spero di trovare un momento di tempo per venire a vedere il vostro lavoro quando sarà finito. Ah, lo credo bene. Le devo confessare che quando ci siamo incontrati la prima volta, io ho avuto di lei un'impressione sostanzialmente molto diversa. Mi scusi, sa, ma un po' negativa. E temevo con le trattative di essere finito su un binario morto. Ma oggi mi devo ricredere e sono sostanzialmente contento di aver iniziato a fare affari con lei. E spero proprio che non sia l'ultimo. Lei non può neanche immaginare quanto ci terrei anch'io. Dice davvero? Mai stato più serio e convinto. Si ricordi di siglare tutte le pagine? Ecco, sì, ho quasi finito. Ecco. Questa è la copia per lei. E questa è la copia da me firmata. Sì. Allora ci sentiamo la settimana prossima per l'anticipo. Sì, sì, la settimana prossima. Comunque lei conosce i miei collaboratori e può rivolgersi a loro nel caso io fossi irreperibile. Sì, certo, certo. E non muore mica nessuno. Oh, spero di non averla sottratta per troppo tempo alla sua famiglia. Sa, essendo sabato... No, no, per carità. Senta, senta, Comi. Mi dica. Mi ha molto colpito quello che lei ha raccontato un momento fa. Ma, mi scusi, a che proposito? Al rischio che ha corso di uscire di strada con la macchina. Ah, sì. Beh, ma ora è tutto sostanzialmente dimenticato. Sì, 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 certo, certo. Però, vede, io volevo chiederle. Lei ha detto di avere visto la morte in faccia. Che aspetto aveva? Chi? La morte. Ma... Oh. Ma no, era solo un modo di dire. Vede, tutto è successo in un attimo. Quando la macchina si è fermata sul ciglio della strada, sostanzialmente ho capito che non era ancora arrivato il mio momento. Eh già, per lei no. Ma... In che senso, scusa? No, non mi fraintenda. Voglio dire, fortunatamente per lei non era ancora arrivato il suo momento. Comunque, ho sentito il classico brivido giù per la schiena. Eh già, il brivido. Bene, io la ringrazio di tutto e mi saluti tanto la sua signora. Ma avete già finito? Sì, abbiamo fatto più presto del previsto. Il signor Comi mi aveva pregato di salutarti. La ringrazio e mi raccomando, vada piano con la macchina. Stia tranquilla, signora. La vita è già così breve. Adesso le conviene andare perché fra poco sarà impossibile muoversi. Bene, allora... Io raggiungo mia moglie in albergo. Certo. Signora? Di nuovo. Mi scusi. Sì? Chi parla? Ah, è lei, Valenti. Sì, mi dica. Oh, guarda. Ah, sì, le avevo detto di richiamarmi. Oh, guarda. Cosa c'è? A Cardi? E cosa vuole? Ah, sì, sì, certo, ha ragione, sì, sì, perché dovrebbe lavorare anche di sabato? Sì, 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 me ne ero proprio dimenticato. Sì, sì, senta Valenti, sostanzialmente, credo sia giunto il momento che lei si prenda le opportune responsabilità. Valuti lei come intervenire e poi mi faccia sapere. Sì. Sì, grazie. Valenti è ancora lì? Senta, Valenti, mi dispiace per la telefonata di prima. Ero nervoso. Grazie. Grazie, a dopo. Quel Valenti è proprio una cara e brava persona. Bene, allora io raggiungo mia moglie in albergo. Signora. Di nuovo.
Mi scusi. Meno male che doveva essere un weekend tranquillo. Si accomodi, si accomodi. Sì? Chi è? Buonasera, sono il meccanico con il carro attrezzi. Avete chiesto il nostro intervento? Sì, è per il signor von Kruger, l'avverto immediatamente. Marina? Sì? Marina, avverti il signor von Kruger che è arrivato il carro attrezzi. Ah, l'ho avverto subito, scendiamo fra un secondo. Dov'è von Kruger? È di sopra che sta giocando a scacchi con Mauro. Ah, ma stanno già scendendo. Bene, allora io raggiungo mia moglie in albergo. Dottor Setti, signora. Di nuovo? Oh no, ma non se ne può più. Aldo, per cortesia, cerca la torcia nel cassetto. Sì, sì, no, non muovetevi. Mauro! Oddio, i ragazzi! Marina, Mauro! Si tolga, si tolga! Abbia pazienza, signora, ma non ci vedo. Ah sì, ma io voglio andare a vedere. Aspetta, aspetta, dove vai, senza luce? Non muovetevi! Non muovetevi, è caduto! È caduto? Ma chi è caduto? Posso fare qualcosa? Eccolo via! Oh, Marina, Mauro, ma rispondetemi! Oh, oh. In nome di Dio, mi volete dire cosa succede? Oh, insomma, Aldo, ma per amor del cielo, dov'è questa benedetta torcia? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi è? Comi! No, papà, non andare di là. Perché? È una scena allucinante. Ma che cosa è successo? Cosa? Cosa? Cosa è? È caduto dalle scale, ha battuto la testa ed è morto sul colpo. Morto? Chi? Ma come chi? Il signor von Kruger. Come? No, papà, non andare di là, non andare. Sostanzialmente ha ragione sua figlia, dottor Setti. È meglio che non vada di là. Ma come? Come è successo? Come è stato? Quando è andata via la luce, deve essere scivolato dalle scale. Ha battuto la testa ed è morto sul colpo. Incredibile. Ed è morto proprio lui. Ma come sarebbe lì? Proprio lui? Voglio dire... Il signor von Kruger. Ma papà, di sopra eravamo soltanto noi tre. No, volevo dire, no. No, non è che fa finta. Una delle poche cose che ci hanno insegnato in università è capire la differenza fra un vivo e un morto. E c'è del sangue? Ha picchiato l'osso temporale contro un gradino. Certo che c'è del sangue. C'è un lago sul pavimento. Sì, sì, va bene, ho capito. Avrebbe dovuto fermarsi quando è andata via la luce. Io ero andato a prendere una torcia elettrica. Invece lui ha continuato a scendere le scale.